Ma vi sembra possibile, studio apparso su, tradotto su Internazionale della fine dell'anno scorso, di un tedesco che ha contato le cose, ma neanche gli oggetti, ma neanche le merci, ma neanche i beni, le cose che riempiono, si fa per dire, la nostra vita? Noi non siamo molto diversi dai tedeschi, anche se adesso pensiamo di esserlo. Beh, 20.000, ma non riusciamo neanche ad avere il tempo di usarle. E a un certo punto queste ci riempiono la casa e noi dobbiamo decumulare, cioè eliminarle, perché non c'è più posto, le case sono sempre più piccole e sempre più piene. E allora cosa ci servono queste 20.000 cose? Per riempire altri vuoti. Io ho letto un libro bellissimo, La discarica, di uno scrittore di Pesaro che si chiama Teobaldi, pubblicato da EO, dove lui si separa e deve cambiare casa e incomincia, vuole anche eliminare un po' la sua vita, i suoi ricordi, e incomincia a smantellarla pezzo per pezzo, comincia dalla cucina e viene fuori di tutto, poi lui pian pianino porta tutto in discarica e si innamora di questa discarica, ovviamente poi alla fine diventa spazzino, insomma si impiega, però questa descrizione è straordinaria perché si vede la sedimentazione, questo accumulo di cose necessarie che poi in realtà non lo sono e riempiono un vuoto che poi è la nostra vita. Allora la domanda è questa: come uscire? Perché qui ci vuole uno psicologo, dobbiamo andare in analisi tutti in qualche modo. A me piacerebbe forse un eco psicologo, insomma, cioè qualcuno che ti metta in analisi, che non sia né un lacaniano e che ti dia qualche elemento in modo da uscire da questo viaggio infinito nel quale però la maggior parte di noi è dentro, in modo da riprendere una sovranità che abbiamo appaltato a qualcun altro. Quando andiamo a fare la spesa, per l'appunto, se non stiamo attenti alle 10 cose, se non facciamo un esercizio mentale, io è anni, come arrivo davanti all'acqua minerale, che alla fine guardo con spregio, proprio tra l'altro mi meraviglio di questa libreria, ci volta, ogni volta dove sono io dovrei andare da un'altra parte, comunque vabbè. E da Genova arriva dall'altra, da Genova, cioè da qui non c'è acqua in Appennino. Per voi è sempre così, questa battuta ci viene sempre, ovunque, purtroppo. Perché ho rubato. No, vai. Beh, intanto siamo alle conclusioni perché un'ora è passata e quindi volevamo lasciare poi con le spazio a voi. Solo per il fatto di dire che ponevi questa domanda. Siamo in una libreria, anche qui tutte cose già dette e scritte, abbiamo un'ecologia della mente, abbiamo Calvino che queste cose le aveva messe tutte nelle città invisibili, la città di Leonia è la città che viene travolta da montagne di rifiuti che franano su un popolo che gode soltanto nel buttar via, e quindi quello era diventato il fine. Io nel libro tento anche di metterci poi questa risposta con i tre puntini di sospensione, cioè forse più felicità. Sì, perché credo che il togliersi, lo sgravarsi di tutto questo eccesso, poi ci aiuta a essere più felici. Ci aiuta a essere più felici, secondo me, quella la via che ho trovato io, e non è quindi soltanto una formulazione ipotetica, a me è servito. Primo perché troppe cose poi ti assorbono, tempo e risorse. Pensiamo già in questi tempi cosa vuol dire avere una seconda, una casa di vacanza, una doppia casa, terribile, con l'IMU che cresce, il riscaldamento sei in montagna, devi pagare, cioè diventa un cappio al collo e c'è la gente che si sta suicidando per le tasse, un fenomeno che mi sembra assolutamente nuovo nella storia dell'umanità. La gente non si sono suicidati ad Auschwitz, e ci si deve suicidare per le tasse, vuol dire che qualcosa è andato storto proprio nel nostro immaginario. Non voglio sminuire l'angoscia di chi si trova in quei momenti lì, ma non si può certamente perdere la vita perché ci sono i debiti economici, ci sono altre cose che purtroppo sono più importanti e insanabili e irreversibili nella nostra vita, che forse giustificano un gesto di quel genere, ma non la cartella di Equitalia. E allora, quanto più riesci ad andare all'essenziale, quanto più hai tempo per fare altre cose. Cose che ci danno felicità e non costano quasi nulla. Leggere, imparare, convivio, contemplare. Ci ho messo questi comandamenti che non ho scritto io, li ho trovati sotto un cespuglio, c'è una tavola di pietra. L'ho presa, gli altri 10 comandamenti che mancavano.
Perché i primi 10 comandamenti di 2000 anni fa, in un mondo che era pieno di risorse e non vedeva ancora questi problemi di limite, sono sostanzialmente dei comandamenti per l'uomo, per i comportamenti della società. Oggi dobbiamo aggiungere i 10 comandamenti del rapporto dell'uomo con l'ambiente, perché siamo diventati tanti e molto voraci. Io ho trovato questa tavola nuova, li ho aggiunti, e i 10 nuovi comandamenti, tra le varie cose che abbiamo già detto, non sprecare, non inquinare, rispetta i limiti del pianeta, ci ho messo però anche ricordati di contemplare la natura. La contemplazione rimane sempre una grande forza positiva per noi, e non costa nulla. Ce ne stiamo veramente distruggendo con gesti futili ogni giorno e ci dimentichiamo. Facevo un ragionamento con i ragazzi di un liceo al Salone del Libro, che avevano coniato un nuovo termine che è molto bello secondo me, che è neomania. La neomania è la mania di avere sempre qualcosa di nuovo, sempre una novità in mano, altrimenti non ti senti appagato, non ti senti soddisfatto. È ovvio che se finisci in quel gorgo lì è come una droga, è una dipendenza, devi avere sempre il giocattolino nuovo, altrimenti ti sembra che manchi qualcosa. Invece il mondo già di per sé è qualcosa di meraviglioso e secondo me quando abbiamo appagato i nostri bisogni fondamentali, cioè abbiamo la pancia piena, abbiamo una vita confortevole, ma perché correre dietro sempre a questi bisogni indotti quando possiamo osservare la primavera? La primavera che vi ricordo nella nostra vita possiamo osservare al massimo, quando proprio va bene, 100 volte, è poco, eh? E certe volte ci dimentichiamo di osservare una primavera. Io ce l'ho fatta per un pelo quest'anno, me lo sono imposto, ho osservato le aquilegie che fiorivano, ho osservato una primavera imponendomi in testa, dicendo ricordati che ti sta sfuggendo di mano la tua 46esima primavera, non restano più molte le altre. Se ci pensi, ti fermi un attimo, sbatti via tutte queste cazzate di cui ci riempiono ogni giorno e ti metti a guardare la primavera, sapendo che è qualcosa di prezioso e che non ne hai tante davanti. Se recuperiamo queste cose, io penso che si possa veramente essere più felici con una moderata decrescita, perché non possiamo neanche cadere nella trappola della decrescita infinita. Nessuno ha mai detto che dobbiamo decrescere in maniera infinita, se no si arriva alla miseria nera. La decrescita è dall'ipermondo degli eccessi di oggi a un livello di sobrietà e di essenzialità che secondo me poi ci lascia un sacco di spazio per delle cose molto più belle che abbiamo perduto, salvando ovviamente tutta la parte di quelle conquiste importanti per il nostro benessere spiccio e materiale. Io penso che le cose veramente importanti ve le abbiamo già dette.